Migliorare l'approccio alle partite è uno degli aspetti su cui Grassadonia sta cercando di incidere, ma per farlo serve acquisire quella identità che il Pescara ha sempre fatto fatica a trovare. Ci sono dati piuttosto eloquenti: il Pescara ha subito ben 16 volte gol nella prima mezz'ora, con una equa ripartizione tra il primo quarto d'ora, 8, e quello successivo, 8. Il momento peggiore è la fase centrale del secondo tempo, 9 volte, mentre il Pescara ha subito poche reti nei finali di primo e secondo tempo, cosa leggibile nel senso che gli avversari non hanno bisogno del guizzo finale perché completano il lavoro in precedenza. Un trend che Grassadonia è riuscito a smorzare nelle sue due esibizioni in trasferta a Frosinone e Cittadella, dove anzi il Delfino ha chiuso le gare senza prendere gol. Meno nelle due partite casalinghe, come sottolineato dal dirigente sportivo Fabio Lupo, bisognerebbe proprio invertire il trend, partire forte, entrare subito nel match. Nella prima mezz'ora il Pescara subisce tanto e produce molto poco, un solo gol nel primo quarto d'ora, col Vicenza, 5 nel secondo. Diciamo come squadra, noi scendiamo in campo per giocarci qualcosa di importante, l'avversario lo deve percepire. Invece negli approcci, questo mi riferisco in generale, negli approcci del Pescara in questo campionato c'è sempre stato un approccio timido alle partite. Probabilmente anche gli attaccanti si gioverebbero maggiormente di un atteggiamento un pochettino più propositivo, un pizzico più spavaldo, che poi non significa perdere equilibrio o mancare di razionalità, ma semplicemente modificare qualcosa, perché poi davanti la squadra ha delle soluzioni sia a livello individuale, perché Odgaard dimostra di essere un buon giocatore, sarà recuperato, Giannetti migliorerà la sua condizione, ma poi ci sono tante soluzioni anche in tre quarti, perché Tabanelli, Macin, Galano, Maestro sono giocatori che hanno qualcosa negli ultimi 30 metri. Farli giocare in attesa che qualcosa succeda, e poi questo qualcosa succede sempre quando poi tu devi recuperare, quindi la partita si mette in una maniera differente. Non è un lavoro semplice quello di Grassadonia sotto questo punto di vista, ma il tecnico salernitano si sta impegnando tantissimo per far cambiare marcia al gruppo con così poco tempo a disposizione. Circa il carattere, qualcosa si vede. Anche qui le statistiche sui gol lo dimostrano. Mai prima il Pescara aveva segnato in pieno recupero. Lo ha fatto in 2 partite su 4 dalla gestione Grassadonia, guadagnando 4 punti fondamentali con Lecce e Cittadella. A Lignano contro il Pordenone è necessario far vedere altri miglioramenti per presentarsi bene alla fase degli scontri diretti di fine stagione. Pochi, recenti e in generale positivi i precedenti contro i friulani, una sola sconfitta per il Pescara proprio nella gara d'andata, risolta dalle reti di Musiolik e Berra, partita che è stata il capolinea della seconda esperienza di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara. Delfino invece vincente nelle 2 partite dello scorso campionato, 4-2 all'Adriatico e 0-2 alla Dacia Arena, con le reti di Zappa e Galano nel giorno del debutto in panchina di Nicola Legrottaglie. Altre 2 vittorie pescaresi in Coppa Italia, nel 2013 1-0 e nel 2018 ai calci di rigore. Definita stamani la designazione arbitrale, curiosamente toccherà a Juan Luca Sacchi di Macerata, che aveva già diretto l'appena ricordato Pordenone-Pescara del gennaio 2020. Sacchi poi ha diretto a luglio Chievo-Pescara, partita che ha condannato i biancazzurri al play-out. Ma il record del Delfino con lui è positivo: 5 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte. Pordenone è mai vittorioso, 1 pari e 2 sconfitte. Sarà la 5ª direzione stagionale in Serie B per Sacchi, che ne ha collezionate già 9 in Serie A.